Gli agenti del Corpo Forestale di Ostuni hanno effettuato il sequestro di un'area di circa 25.000 metri quadrati in località Sant'Anna, nel comune di Celje Messapica, nel cui sottosuolo era stato sversato un ingente quantitativo di acque di vegetazione. I forestali hanno infatti intercettato un trattore agricolo con autobotte il cui autista è stato sorpreso a sversare acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari in una cavità naturale del terreno. Deferiti all'autorità giudiziaria, la proprietaria del suolo interessato e il proprietario dell'oleificio del trattore e dell'autobotte, entrambi di Celje Messapica. Arriva dal consigliere regionale di Futuro e Libertà Euprepio Curto una forte denuncia nei confronti della regione per quanto riguarda l'invio a Roma delle delibere ancora ferme in quegli uffici con cui Brindisi e molti comuni della sua provincia esprimono la volontà di accorparsi a Lecce. Ritardi secondo Curto dovuti a condizionamenti da parte di alcuni esponenti politici dell'area ionica che avrebbero gran peso all'interno del governo regionale pugliese. Questi, da sempre sostenitori dell'accorpamento tra Brindisi e Taranto, starebbero secondo Curto frenando in qualche modo la trasmissione delle delibere, così da farle giungere a Roma oltre i limiti consentiti. Una denuncia molto forte quella del consigliere regionale di Futuro e Libertà, che ha chiesto l'intervento urgente del presidente Vendola. Intanto anche dal sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, sono state espresse preoccupazioni in merito a tali ritardi da parte della regione, un comportamento che rischia di danneggiare il territorio brindisino, ha detto il primo cittadino, i cui cittadini hanno scelto chiaramente di formare un'unica provincia con Lecce e non con Taranto. È determinante che la trasmissione delle delibere al Ministero avvenga prima della conversione in legge del decreto. È un adempimento che richiede pochi minuti, ha proseguito Gonzales, ma che non viene svolto per evidenti pressioni da parte di chi ha tutto l'interesse a non modificare le carte in tavola. Giornata di mobilitazione nazionale domani indetta dalle federazioni dei pensionati della CGIL, CISL e UIL. Un'occasione per portare in piazza la rabbia e la determinazione di tutto il movimento sindacale contro il grave momento di crisi che sta vivendo il paese. Al centro della protesta in particolare il blocco della rivalutazione delle pensioni, l'IMU sulla prima casa, i tagli al welfare e ai trasferimenti a regioni ed enti locali e l'aumento dei prezzi di beni e servizi. La manifestazione partirà alle 9 dalla prefettura. Presso l'ex convento delle Scuole Pie è stata allestita la mostra relativa ai progetti Araba Fenice a cura di Angela Potì e Inventa un manifesto con slogan a cura della Monteco. L'iniziativa, che ha visto coinvolti gli studenti che lo scorso anno hanno aderito ai due progetti, è stata promossa dall'amministrazione comunale e dalla Monteco in accordo con il settore igiene urbana e il settore beni monumentali. I lavori realizzati dagli studenti brindisini consistono in oggetti di ecodesign con materiale di recupero e disegni con slogan a tema ambientale. La provincia di Brindisi ha vinto un premio di 30.000 euro per l'iniziativa denominata Centro Risorse per le Famiglie, Ufficio di Mediazione Civile e Penale. Il premio Amico della Famiglia 2010, rivolto a soggetti che si sono distinti in azioni e comportamenti volti a sostenere le famiglie, è stato istituito dal sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha valutato positivamente l'operato messo in atto dalla provincia di Brindisi, esprimendo, come si legge nella motivazione, tutto l'apprezzamento per l'attenzione mostrata verso le famiglie e per i segnali concreti nei loro confronti, meritevoli di essere incoraggiati e diffusi. Domenica l'Enel Brindisi affronterà in casa un osso duro come il Caserta, con l'obiettivo di proseguire in questa fantastica cavalcata verso le Final Eight. Tutti però vogliono mantenere un profilo basso, consapevole delle difficoltà del campionato, soprattutto nel girone di ritorno. La squadra gode di ottima salute e coach Buchi sta pensando alle giuste alchimie provate ieri nell'allenamento a porte aperte per avere ragione del team del collega Sacripanti. Caserta da parte sua ha un roster incompleto, la panchina è molto corta e si sta per questo correndo ai ripari con il probabile acquisto di Mavraides, passaportato greco, in forza all'Avellino, play guardia. Il passaggio è dato per certo dagli addetti ai lavori. Se si farà entro domani mattina, il play potrà giocare domenica a Brindisi. Intanto in casa Enel si festeggia anche la convocazione di Robinson e Gibson all'All-Star Game del 16 dicembre a Biella. Thank you.